Ciao ragazzi, ci hanno chiesto di recensire una canzone oggi. Per voi che siete iscritti al mio canale, farò una reaction agli RGS e la canzone Ciao Bart. Non riesco a credere di non averla mai ascoltata perché voi ragazzi mi avete buttato lì questa richiesta fin dall'inizio. Quindi ecco qua, finalmente mi avete, diciamo, costretto a fare questa reaction e poi a farci una recensione alla fine, sapete, così giusto per far partire una piccola discussione. Ma ok, se amate gli RGS non dimenticate il like, commentate e fate subscribe. Ci vediamo ragazzi. Grazie. Questa ninna nanna no, non mi conviene, mi condanna. Ho passato anni a farla nanna, lo stato di coscienza che mi inganna. È un mondo amaro, prendimi non te ne pentirai. Se l'elle seghi prenditi momenti splendidi. Prendimi non te ne pentirai, me lo disse tu ti meriti momenti splendidi. Prendimi adocendomi prima della fine del trip. Con l'LSD evito l'ipoglicemia e sinestesia. Tutto il mondo sembra meglio di così e per un po' limito il bisogno di andare via. Ma ho fatto un foro in mezzo al cranio. Chissà se siamo sani o no. Accendomi prima della fine del trip. Con l'LSD evito l'ipoglicemia. Per mano mia s'apre il sesto chakra senza anestesia. Se mi sei complice puoi farmi compagnia. Presto da fin domanda che ho intonato, forse non mi incanta, ma sai da qui ho cranio da mannaio, toccando il serio mondo, amplificato dalla tua passata. Alla vastità dello spettro che si amplia e che complica ogni colore e geometria. Ma per mano mia s'apre il sesto chakra senza anestesia. Se mi sei complice puoi farmi compagnia. Questa sonnolenza che ci sovviene al fine dell'esperienza ci farà bene, forse se no pazienza. Abbiamo visto cose che voi umani non potreste immaginare. Che da dipendenza ma mai più senza. Credimi non te ne pentirai, te lo dico anche tu meriti momenti splendidi. Arrenditi. We'll be right back.
RGS, RGS. Wow, non ci credo, non ci credo, io sento che la mia vita è cambiata, cioè che questo cambia la vita, ma va bene, lasciatemi prima guardare il testo, perché la mia testa se ne va per conto suo, va bene, anzitutto ho fatto un po' di ricerche su questa canzone ed è il quarto singolo degli RGS dal terzo album, Ribaltiamo grosse storie, ed è fondamentalmente una bella ballata su di un uomo che si vuole suicidare e alla fine lo fa ed è così toccante, cioè così. Ok, lasciatemi leggere il primo verso. Wow, è un testo così intenso. Sembra che questa canzone abbia avuto qualche problema, voglio dire, di censura. I genitori hanno scritto al gruppo dicendo che trovavano i loro figli morti nei garage con un trapano in mano e un foro nel cranio, con il testo in mano, tipo così. Ma si parla anche di migliaia di lettere su come questa canzone ha salvato la vita della gente. Questa canzone è davvero molto cupa, ma così bella. E voglio essere onesta, non conosco nessun altro, davvero nessun altro gruppo che avrebbe potuto tirare fuori questo in modo così naturale. Anzitutto, quell'intro. Sembra che Joe Satriani e Steve Vai stiano suonando e invece sono gli RGS, ma no, è Steve Vai alla chitarra, anche solo gli accordi sono davvero bellissimi, bellissimi. Non ci credo come hanno fatto a mettere insieme questa cosa, ma come hanno fatto, voglio dire, tutto è semplicemente così bello, la batteria, tutto è così semplicemente perfetto. Sto provando a decidere qual è la mia preferita, ma voi ragazzi già sapete il voto, questo è un 10 su 10, davvero.